Uno che ha viaggiato parecchio in America Latina, soprattutto in Venezuela, dove ho trascorso circa 9 mesi, e quindi diciamo che affronterò il tema del populismo facendo riferimento soprattutto all'esperienza venezuelana, ma anche a quella argentina, che è un altro paese che conosco un po' meglio. Lascio stare l'aspetto relativo alle categorie generali, cos'è il populismo, perché voi lo avete già bene o male inquadrato, è stato anche credo oggetto dell'introduzione al laboratorio. Quindi partendo dai due casi, quello argentino e quello venezuelano, cercherei di individuare quelli che sono all'interno di queste due esperienze che possiamo far rientrare in qualche modo nella cornice del populismo latinoamericano, quali sono i punti in comune e quali sono invece i punti di distinzione. Poche cose sul peronismo e sul chavismo. Le differenze principali sono innanzitutto di collocazione storica. Per quanto riguarda il peronismo, stiamo parlando del secondo dopoguerra, in una fase di grande espansione economica, di un paese con grandi risorse di territorio e in campo agricolo e zootecnico soprattutto. Per quanto riguarda invece il Venezuela, stiamo parlando sostanzialmente di un periodo molto più recente, e cioè stiamo parlando della fine degli anni 90, dalla fine degli anni 90 in poi, e poi altro elemento di differenza non piccola, stiamo parlando di un paese petrolifero e quindi di un paese che ha un tipo di economia, un tipo di dinamiche sociali, politiche, che sono in qualche modo anche ed economiche tipiche dei paesi petroliferi. Un primo punto di contatto in comune fra i due scenari è il ruolo dei militari. Quando Hugo Perón è un militare, Hugo Chavez Frias è un militare. Questo ripropone quello che è il ruolo della classe militare, della casta militare, nella dinamica politica latinoamericana, che sempre è stato un ruolo importante nella vicenda del paese. Non è l'unica situazione del cosiddetto terzo mondo dove esiste un ruolo così marcato dei militari in politica, perché anche in Africa sono esistite situazioni simili, pensiamo a una figura come Nasser per esempio in Egitto, e quindi questo è un primo elemento, diciamo, che accomuna queste due esperienze e che ripropone anche una delle questioni che diceva Martino. Ruolo dei militari in politica, in uno scenario come quello latinoamericano, non vuol dire necessariamente un ruolo di tipo reazionario, perché sono esistite figure che hanno avuto un ruolo importante nella vicenda politica latinoamericana. Pensiamo a Chavez, di cui parleremo oggi, ma pensiamo anche ad Alvarado in Perù, che invece hanno portato avanti politiche nazionaliste, progressiste, di sviluppo. Quindi è un panorama complesso che magari per noi non è facilissimo inquadrare, perché diciamo che spesso si tende ad accostare giustamente il ruolo dei militari in politica, in uno scenario come quello latinoamericano, con quella che è stata la storia delle dittature e dei colpi di Stato. E la vicenda invece politica latinoamericana è un po' più complessa da questo punto di vista. Comunque questo è un primo punto di contatto fra i due sistemi. Un altro punto di contatto importante è l'impronta fortemente nazionalista, questo però diciamo che è un tratto dell'intera politica latinoamericana, quindi nazionalista, di rivendicazione di sovranità e di ricerca di spazi di autonomia e di dipendenza rispetto all'influenza del grande vicino del nord, cioè degli Stati Uniti d'America. E quindi questo del nazionalismo è sicuramente un altro tratto che accomuna entrambi i sistemi. Un altro tratto importante è la figura fortemente carismatica del leader e l'importanza del ruolo del leader come garante, come collettore del consenso al sistema da parte della base popolare, e questo vale per tutti e due i casi, diciamo. Un altro aspetto fondamentale è quello del fatto che entrambi questi sistemi portano avanti delle politiche sociali più o meno avanzate, e questo è un altro dei fattori che garantisce il consenso al sistema.
parleremo abbastanza diffusamente di queste politiche all'interno del contesto venezuelano. Per darvi qualche elemento, diciamo, più vivo e diretto, vi leggo un estratto di una conversazione fatta circa un anno e mezzo fa a Buenos Aires con un mio amico argentino, Guillermo, anzi Guillermo, che praticamente parla di questa questione delle politiche sociali come tratto del peronismo, facendo riferimento alla figura di Eva Perón, la moglie di Perón. E ecco quello che dice Guillermo. Eva andò a visitare Francisco Franco in Spagna. Il dittatore era grato a Perón per le navi di grano che erano state mandate durante la guerra civile. Ma è noto che Eva, la moglie di Perón, era un'istintiva, non una ideologa, una ex attrice, figlia di NN, cioè i genitori non erano registrati, detestata dai militari. Con uno spirito molto solidale, capì bene che occorreva conquistare il cuore della classe operaria. Lei diede impulso alle politiche sociali del peronismo, alle introduzioni di tutele prima inesistenti. Animò anche la fondazione Evita, pensione pubblica, sabato e domenica di riposo, giocattoli e biciclette per i bambini, case popolari. Organizzò assemblee con i sindacati industriali nel Teatro Colón, sino ad allora santuario della elite. Il Teatro Colón è questo teatro enorme che c'è a Buenos Aires, un teatro di opera, di programma, eccetera. Molto amata dalla base popolare, che per la prima volta in un paese ricco ma con una oligarchia avara e ristretta si sentiva considerata e trattata come persona. Stimolò la partecipazione politica femminile. Anche le madri di Plaza de Mayo devono qualcosa a lei. Le madri di Plaza de Mayo, per chi non lo sa, è un'associazione di madri di vittime della repressione scatenata dai militari dopo il marzo del 1976 in Argentina e che lasciò un saldo di circa 30.000 vittime, la maggior parte scomparsi. E le madri di Plaza de Mayo nascono nel 1977, quindi in piena dittatura. Il mio amico qui dice che anche un'esperienza importante come le madri di Plaza de Mayo, che sono una vera e propria icona del progressismo e della sinistra mondiale, anche questa esperienza di auto-organizzazione femminile, di madri, di nonne, ha in qualche modo un debito con Evita Perón in quanto motore di partecipazione femminile alla vita politica del paese. Evita Perón muore nel 52 a 33 anni, il lutto dura 30 giorni. I critici la considerano invece, i critici della sinistra, una demagoga populista impegnata a distogliere la classe operaria dalla retta via rivoluzionaria. Quindi questo introduce a un altro aspetto importante che accomuna i due sistemi, quello venezuelano e quello argentino, la presenza di forti politiche sociali. Nel caso del Venezuela questo assume invece la connotazione di quella che è stata l'esperienza delle cosiddette missioni, che sono state portate avanti in Venezuela a partire dal 2003, cioè 4 anni dopo l'avvento di Chavez al potere, e che sono praticamente consistite in una serie di progetti portati avanti dal governo, utilizzando sostanzialmente i soldi, i proventi del petrolio, a partire dai settori dell'alimentazione, dell'educazione e della salute, quindi mettendo al centro la persona, i diritti della persona. All'interno di queste missioni praticamente abbiamo avuto negli anni del chavismo al potere il raddoppio del percentuale del prodotto interno lordo destinato alle spese sociali, che prima dell'avvento del chavismo al potere era del 2,5, adesso è del 6, e l'investimento di circa 500 miliardi di dollari in queste spese sociali. Quindi questo, diciamo, è un altro punto, il fatto di portare avanti politiche sociali avanzate, che accomuna i due sistemi. Altro aspetto fondamentale che va evidenziato, relazionato a questo problema delle politiche sociali, è il coinvolgimento attivo di organizzazioni di base, di associazioni di base, in qualche modo affini al governo, nel portare avanti queste politiche sociali, tradotto in parole povere. In Argentina, praticamente, organizzazioni e associazioni di base affini al governo, per esempio le organizzazioni dei disoccupati, gestiscono parte delle politiche sociali del governo. Per esempio,
l'assegnazione di case popolari, l'assegnazione di sussidi legate alla condizione familiare o alla condizione di disoccupazione, o anche i piani per la casa, per l'assegnazione di case popolari, oppure per la vendita di bombole di gas a prezzi calmierati. Praticamente le organizzazioni di base, queste associazioni di base, i comitati disoccupati praticamente vicini al governo, vengono coinvolti direttamente nella gestione di queste politiche. Che senso ha tutto questo? Stiamo parlando di una cosa che è un po' al limite della legge, cioè il fatto che vengano utilizzate delle associazioni intermedie per portare avanti le politiche dello Stato in campo sociale, cioè queste associazioni intermedie che vengono messe in mezzo fra lo Stato che eroga le risorse e il cittadino che dovrebbe beneficiarne, è una cosa un po' al limite della legge, ma è una cosa che il peronismo ha sempre fatto, e quindi in questo caso ha fatto anche l'ultima versione del peronismo in Argentina, perché il peronismo in Argentina ancora esiste, che è il kirchnerismo, e cioè i governi dei due coniugi Kirchner, che da 12 anni hanno la responsabilità del governo del paese, prima Kirchner Nestor e adesso Kirchner Cristina, e i quali hanno in qualche modo ereditato questo tipo di logica e di meccanismo, e quindi da questo punto di vista, come, pur essendo una cosa ai limiti della legge, è sempre stata fatta. Perché viene fatta? E poi arriviamo alla Venezuela. Perché in questo modo si aumenta la presa del governo all'interno del paese. Si rafforzano le organizzazioni sociali di riferimento che il governo ha all'interno dei territori per aumentare il consenso, l'appoggio e il radicamento sociale del governo all'interno della realtà sociale, politica, diffusa nel paese. Nel caso dei governi Kirchner, cioè dell'ultima versione del peronismo argentino, in questo caso stiamo parlando del kirchnerismo, che è una versione progressista di sinistra del peronismo. Un'altra cosa che va detta è che il peronismo ha questa peculiarità, forse unica al mondo, o comunque uno dei pochi, che è un movimento populista che al proprio interno raccoglie tutto il ventaglio delle posizioni, da quelle di destra a quelle di sinistra. Nella versione ultima, che è quella del kirchnerismo, più accentuato, diciamo, sul suo tratto progressista e nazionalista. Quando Kirchner Nestor, il marito, arriva al potere nel 2003, al termine di una grossissima crisi sociale ed economica, non so se tutti vi ricordate quello che successe nel 2001, quando ci fu il cosiddetto corralito, che le banche non davano più soldi, i conti correnti erano stati bloccati, insomma all'interno di quel grande casino che successe allora, di quella crisi si conclude con la vittoria di Nestor Kirchner alle elezioni presidenziali del 2003, dopo un periodo abbastanza convulso nel quale loro in pochi mesi cambiarono tre presidenti praticamente. E Kirchner vince le elezioni, però le vince con poco voto, cioè con poco voto popolare, circa il 20% qualcosa, quindi senza una base organizzata forte, senza una base di partito. E quindi in qualche modo il fatto di delegare la gestione delle politiche sociali, delle politiche welfare alle organizzazioni di base affini al governo era in qualche modo una necessità legata al fatto che non avendo una base parlamentare, una base di partito, doveva in qualche modo crearsela. E dove se la crea? Se la crea con le organizzazioni sociali dei picheteros, le organizzazioni attive nel campo della lotta per i diritti umani, se la crea fra le madri di Plaza de Mayo. Infatti, questa è un'altra nota, se vogliamo, di colore, alle madri di Plaza de Mayo viene demandata la gestione di un pacchetto di politica per l'assegnazione di case popolari. Fra l'altro, all'interno di questa vicenda c'è un piccolo scandalo, perché le madri di Plaza de Mayo si affidano a una persona che doveva gestire queste cose, che poi praticamente si è dimostrata non all'altezza della fiducia che gli avevano dato, spariscono dei soldi e quindi c'è stato anche un piccolo, diciamo, scandalo. Per cui però voglio sottolineare questo fatto per dire che in questo caso la creazione l'assegnazione di compiti di gestione del welfare a movimenti politici e sociali di base a fine al governo era anche una necessità legata al fatto che il governo Kirchner si insedia avendo poco voto popolare e poca base organizzata parlamentare di partito, e quindi in qualche modo se la crea anche in questa forma. E questo qui che ho sottolineato adesso è un altro punto di comune anche col chavismo, però, perché anche nel chavismo le missioni che prima io ho citato, in particolare in campo alimentare, in campo educativo e di diritti alla salute, vedono il coinvolgimento
nell'implementazione, nell'attuazione nel territorio di queste missioni di realtà sociali di base affini al chavismo. Per esempio, all'interno di un quartiere popolare che è a Caracas, ha una grande tradizione di lotta, che è il barrio 23 de Enero, nel senso che è sempre stato un quartiere dove c'è stato molto attivismo, un quartiere dove c'è un grosso appoggio al chavismo, dove esiste una delle organizzazioni storiche affini al chavismo che si chiama Coordenadora Cultural Simón Bolívar. Questi signori della Coordenadora Cultural Simón Bolívar, che sono una grossa realtà di base che appoggia il governo, diciamo che fa parte dell'ala un po' sinistra del chavismo, questi qua hanno occupato quella che era una caserma della Polizia Metropolitana. La Polizia Metropolitana era una roba che fino a 20 anni fa sequestrava, torturava, ammazzava, insomma, sta caserma abbandonata è stata occupata da questi qua, poi il comune di Caracas gliel'ha assegnata. All'interno di questa caserma questi hanno realizzato una specie di centro sociale, cioè nel senso che c'è una radio, ci sono degli spazi dove fanno dei corsi, si tengono delle assemblee. Bene, all'interno di questa realtà loro gestiscono anche dei pezzi di missioni del governo. Per esempio c'è un infocentro, cioè dove ci sono dei computer per l'accesso libero a questi computer e alla connessione ad internet, che fa parte, e questo è affine a una missione del governo, e c'è per esempio uno spazio destinato alla vendita di prodotti alimentari a prezzi calmierati, e questo è un altro spazio legato ai vari progetti del governo in campo alimentare. Anche qui si tratta in qualche modo di un elemento di comunanza con il peronismo, perché anche in Venezuela, come in Argentina, facendo riferimento all'ultima esperienza del kirchnerismo, c'è questo coinvolgimento attivo delle organizzazioni sociali di base, in questo caso delle organizzazioni sociali di base chaviste, nel gestire pezzi di politiche sociali di welfare per dare in qualche modo più forza e più consenso, più radicamento e più impatto a queste organizzazioni nel loro lavoro di creazione anche di consenso e di organizzazione politica e sociale nei territori in appoggio alle politiche del governo, a quello che loro chiamano processo bolivariano. E a grandi linee abbiamo detto quali sono i punti in comune. Adesso io passerei ai punti che distinguono queste due esperienze. Vabbè, un primo punto fondamentale che le distingue è che comunque il Venezuela è un'economia che si fonda sull'esportazione di prodotti energetici, petrolio in particolare, e quindi queste politiche, diciamo, sociali e di welfare portate avanti dal chavismo in realtà non sono una novità in assoluto, perché erano già state portate avanti negli anni 70, quando ci fu la prima impennata dei prezzi del petrolio dopo la guerra del Kippur, un periodo nel quale il Venezuela si guadagna il nomignolo di Venezuela Saudita, oppure l'epiteto, che non è esattamente un complimento, che era in voga negli Stati Uniti, dove il Venezuela in quel periodo veniva chiamato una pompa di benzina a sud del Rio Bravo. Ebbene, in quel periodo già in Venezuela negli anni 70 viene avviata una politica di welfare, di assistenzialismo, utilizzando a piene mani i lauti proventi dei soldi del petrolio. In quel caso però nella Venezuela degli anni 70 questa era una politica che aveva un'intonazione di tipo più clientelare ed era indirizzata un po' di più verso la classe media. Nel caso invece del chavismo abbiamo sempre i soldi del petrolio, però con una gestione, una distribuzione più a pioggia su tutto il ventaglio, diciamo, della parte più svantaggiata della popolazione, tanto da arrivare ad ottenere obiettivi di non poco conto, che vengono riconosciuti anche da organismi indipendenti come alcune commissioni legate alle Nazioni Unite, che nei 15 anni di governo del chavismo riconoscono che praticamente è stata dimezzata la povertà nel paese, sia quella relativa che quella estrema, ed è stato praticamente azzerato l'analfabetismo. Nel caso invece dell'Argentina, dove non esiste un'economia petrolifera, le politiche sociali finalizzate all'ottenimento del consenso attraverso il welfare, facendo girare soldi tra la popolazione, non hanno potuto godere di quella quantità illimitata di risorse che c'è stata in Venezuela.
E questo quindi crea anche, produce anche una differenza di carattere storico, che per esempio è una delle interpretazioni che viene date al fatto che il Venezuela, pur avendo avuto quella che Galeano definisce un'esperienza che viene definita come democratura, la democratura è una roba che è formalmente una democrazia, ma che di fatto è una democrazia fortemente autoritaria, con tratti fortemente repressivi, quindi una specie di incrocio fra democrazia e dittatura. Cioè, il Venezuela è stato bene o male questo, nel senso che nel 1953 finisce il governo militare, c'è l'avvento della democrazia, una democrazia imperfetta, autoritaria, fortemente corrotta, fra l'altro è uno dei motivi per cui poi Chavez arriva al potere. Chavez arriva al potere perché c'era il paradosso di questo paese che aveva un sacco di soldi, un sacco di petrolio, però dove il 60% della popolazione viveva in povertà, insomma. Quindi lui beneficia in qualche modo, si fa forte di questa situazione, di questa contraddizione, e arriva al potere su un'onda del malcontento verso questo sistema, questo paradosso di un paese potenzialmente ricchissimo di risorse naturali di ogni genere, ma con tanti poveri. In Argentina invece, non essendoci tutto questo, così come in altri paesi del sud, la soluzione alla crisi degli anni 70 è la dittatura. Perché questo? Perché, e questo è un discorso molto importante secondo me, il bastone e la carota sono entrambi strumenti fondamentali di governo, però il bastone costa meno della carota. Cioè la repressione, per quanto abbia dei costi sociali e umani elevatissimi, ha dei costi economici molto più limitati della carota. In questo caso, per portare avanti politiche di welfare, far girare soldi fra la popolazione, offrire servizi, offrire impieghi, offrire lavoro, e in questo caso guadagnare il consenso in questo modo. Guadagnare il consenso attraverso la carota costa sicuramente più del bastone. Siccome il Venezuela aveva molti soldi, allora ha potuto usare un po' di più la carota. Invece l'Argentina ha avuto invece questa storia tragica di dittature che l'accomuna anche ad altri paesi del Cono Sur, in particolare al Cile. Quindi, diciamo, questa è una notazione che volevo riferire, perché comunque è un punto anche di distinzione fra le due esperienze dal punto di vista delle diverse economie, con le peculiarità dell'economia argentina, che comunque è una delle poche economie latinoamericane che ha una certa base industriale, e per il resto è un'economia fortemente incentrata sull'agroindustria, in questo momento in particolare sull'esportazione della soia. Mentre invece il Venezuela permane incentrato, nonostante gli sforzi del governo di creare anche un'economia più diversificata, permane un paese ancora con un'economia incentrata sulla esportazione di prodotti energetici. Un'altra differenza fondamentale invece è che connota il peronismo e il kirchnerismo più del chavismo come un'esperienza pura di tipo populista, è che il populismo, come forse avrete già sentito dire all'interno dell'introduzione a questo laboratorio, per definizione è un modello politico che si fonda sull'interclassismo, cioè il popolo viene immaginato come un'entità organica, senza differenze al proprio interno, tendenzialmente portatrice di valori positivi, e la quale attraverso la mediazione del leader, dotato di un potere carismatico e di tipo plebiscitario, riesce a farsi istituzione, a farsi governo e quindi a portare avanti politiche di progresso e di emancipazione. E il discorso interclassista e del popolo come unità organica è rappresentato dallo slogan storico del peronismo, e che il kirchnerismo ha ereditato tale e quale, e che è la condensa in qualche modo quella che è la filosofia economica e politica del peronismo, che è 50% della ricchezza al capitale, 50% della ricchezza al lavoro. Quello era la filosofia di Perón, quella è la filosofia del kirchnerismo, e quindi capite che già nello slogan c'è si condensa e si esprime quella che è questa idea organicista del popolo come un'entità unitaria e questa vocazione interclassista, dove all'interno di questa nozione del popolo le differenze sociali si disciolgono. Il chavismo invece, da questo punto di vista, presenta una differenza importante. In qualche modo anche il chavismo poteva avere una connotazione simile nei suoi primi anni. Quando Chavez raggiunge il potere nel 1999,
lo fa sull'onda di una politica che era fondamentalmente una politica nazionalista di promozione della riconquista di sovranità, di indipendenza rispetto all'influenza del neocolonialismo statunitense, una politica giustizialista, c'era forte questo terreno della lotta contro la corruzione, una politica di promozione della giustizia sociale e che proponeva una nuova Costituzione. Quindi, come vedete, era un programma abbastanza generico, non c'erano connotazioni particolari di tipo politico che andassero a individuare anche dei settori sociali di riferimento in particolare all'interno della società nazionale. Le cose però cambiano qualche anno dopo, attraverso un processo che nel 2002 porta a un fallito colpo di Stato che dura circa 48 ore, nell'aprile del 2002 Chavez viene sequestrato, il nuovo governo dura due giorni, Chavez rischia di essere quasi ammazzato, alla fine non lo ammazzano, ritorna al potere, però questo praticamente crea una svolta, nel senso che fra l'altro proprio allora vengono promosse queste politiche sociali di cui prima vi ho fatto cenno, perché il chavismo capisce che deve aumentare il proprio consenso e la propria presa all'interno della popolazione se vuole evitare in futuro altri inconvenienti di questo genere, e assistiamo anche a una radicalizzazione di tipo politico. Si consolida quello che era il rapporto con Cuba, che c'era stato fin dall'inizio, nel senso che Chavez fu ricevuto con gli onori di capo di Stato a Cuba prima di essere eletto presidente, quindi quando era ancora candidato, perché Fidel Castro, che aveva un certo olfatto, aveva capito che il ragazzo avrebbe avuto un certo futuro. E un altro elemento che favorisce la radicalizzazione, oltre al colpo di Stato, è l'ostilità di cui gode il chavismo da parte del governo degli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti, per esempio, appoggia il colpo di Stato insieme al governo spagnolo presieduto dall'allora leader della destra spagnola Aznar, e quindi tutti questi processi creano un'evoluzione politica del chavismo, che è partito da posizioni generalmente giustizialiste, nazionaliste e progressiste, che più lo avvicinavano a quel modello puro di populismo interclassista. Vi ricordate quello che ho detto sul peronismo, 50% al capitale, 50% alla ricchezza, e crea un'evoluzione, una torsione a sinistra. Perché nel 2004-2005 il chavismo lancia il tema del socialismo del secolo XXI. Quindi esce dall'interclassismo, ripropone a 10 anni dalla caduta del muro il tema del socialismo, cioè di una sperimentazione di un modello di società e di economia diverso o alternativo al capitalismo. E quindi individua anche non più un generico popolo come proprio interlocutore referenti, ma il popolo degli esclusi, dei senza voce, dei poveri, dei precari, la classe operaia, le donne, gli indigeni. Quindi da questo punto di vista esiste una evoluzione che fa sì che il, fra virgolette, populismo venezuelano si distanzia da quello che era il modello, diciamo, puro interclassista e si avvicina di più a una tentativo di sperimentazione con un innesto di forti contenuti anticapitalistici e quindi la promozione di una società e di un'economia che non si fondi più sul motore del desiderio di arricchimento individuale, ma si fondi su logiche di tipo cooperativo, mutualistico, solidaristico. Su questo potremmo aggiungere altro, però poi diventerebbe un discorso sul Venezuela, quindi eventualmente poi, se ci sono delle curiosità, insomma, anche svilupparlo questo ragionamento su come concretamente loro stanno tentando di costruire questa alternativa, però diciamo per il momento basta dire questo. Questo introduce un'altra sollecitazione allora sul populismo. Forse uno dei modi in cui potremmo definire il populismo è il populismo come tecnica di produzione del consenso più ampio possibile, che poi può essere utilizzata sia per portare avanti politiche di destra che per portare avanti politiche di sinistra. È chiaro che se vuoi però produrre un consenso largo all'interno del paese, discorsi troppo connotati non li puoi fare. In questo senso, per esempio, mi viene in mente questa analogia, per saltare il palo in frasca ma non troppo, col Movimento 5 Stelle. È pertinente perché poi a questi quali dicono che sono populisti.
In effetti dire noi non siamo né di destra né di sinistra è appunto questo elemento, no? Di non rinchiudersi dentro un recinto predeterminato, quelli sono i miei interlocutori sociali. Quindi, se vogliamo, il populismo come tecnica di produzione del consenso, di creazione di una base sociale all'interno del paese, cercando di interrompere con un ventaglio più largo possibile di soggetti, per poi portare avanti politiche che inevitabilmente potranno essere più progressiste o meno, o più orientate a destra o più orientate a sinistra, che poi avranno dei contenuti che inevitabilmente non saranno mai neutrali. Però il populismo come tecnica, in questo senso sì, neutrale, per captare quanto più consenso possibile. E in questo senso quindi si capisce il discorso del nazionalismo e si capisce il discorso dell'interclassismo. Chiuderei per quanto riguarda la questione della comunicazione, anche perché vedo che il titolo del laboratorio è Populismi dell'Ottocento, tipologie e tecniche di comunicazione, e quindi aggiungo delle ultime sollecitazioni sulla Venezuela, e in particolare mi riferirò a quelle che erano le tecniche di comunicazione con Chavez vivo, facendo l'esempio di quello che era il ruolo che Chavez aveva all'interno del processo bolivariano come soggetto capace di catturare il consenso, e con questa figura assolutamente atipica che è secondo me ben rappresentata da quello che era, se qualcuno magari riesce a capire lo spagnolo sarebbe interessante andarselo a vedere. Quando Chavez era presidente, lui faceva questa trasmissione settimanale che si chiamava Allo Presidente, che veniva fatta tutte le domeniche dalle 11 in poi, e che io ho visto più volte, e che aveva delle caratteristiche particolari che però ci identificano e ci chiariscono un po' quelle che erano anche le modalità e le tecniche di comunicazione del chavismo. Questa trasmissione poteva durare, non aveva una durata predeterminata, poteva durare 6, 7, 8 ore. Veniva fatta ogni volta da un posto diverso del paese, quindi non so, poteva essere un quartiere di Caracas, così come poteva essere una fattoria nell'interno del paese, oppure un villaggio di pescatori sulla costa del Caribe. Quindi, primo elemento, il legame del centro con la periferia, con la provincia. Secondo elemento, la figura fortemente pedagogica di Chavez. Chavez si presentava all'interno di queste trasmissioni sempre col corredo di grafici, penne, pennarelli indelebili, lavagna, e per esempio faceva sempre dei riferimenti a quella che era la storia magari del posto dov'era, perché quel tale luogo si chiamava in quel modo, quindi magari facendo riferimenti anche alla storia della lotta per l'indipendenza. E poi cercando anche di, lui era sempre molto prodigo di riferimenti alla storia, perché uno dei fattori, diciamo, ideologici fondanti del chavismo era la riappropriazione della storia del Venezuela, e quindi a partire dalle radici del Venezuela nella resistenza all'occupazione spagnola e poi nella lotta per l'indipendenza contro il colonialismo spagnolo, e quindi diciamo che in questa riconquista di consapevolezza storica della propria identità in funzione della ritrovare la propria sovranità, del combattere l'influenza del neocolonialismo a stelle e strisce, era sempre importante per Chavez il riferimento alla storia del paese, e in questo senso lui faceva questi continui riferimenti anche alla figura di Bolívar, dei grandi padri dell'indipendenza venezuelana, e da questo punto di vista quindi aveva questa funzione smaccatamente pedagogica. Terzo punto fondamentale, l'elemento affettivo. Chavez all'interno di queste trasmissioni era capace di rompere il protocollo, abbracciava la vecchietta, si commuoveva, piangeva, faceva una cosa che è importante perché lo distingue secondo me da qualunque leader della sinistra italiana, di quelli più conosciuti. Trasmetteva una cosa banale, ma che non è banale in realtà, trasmetteva l'idea di essere sincero, cioè che lui veramente ci teneva a migliorare le sorti della povera vecchietta,
o che ci teneva a garantire un futuro migliore ai bambini venezuelani. E quindi da questo punto di vista aveva poi altre doti che erano quelle che aveva molti registri in queste trasmissioni. Per esempio lui, vabbè, a parte che era uno simpatico, comunicativo, lui riusciva a saltabeccare dal momento in cui era statista al momento in cui era guitto e poi tornava ad essere statista. Per esempio lui all'interno di queste trasmissioni cantava canzoni popolari, le cantava con altri, oppure faceva battute in inglese dove faceva vedere che lui parlava male inglese, perché per i latinoamericani è difficile capire la pronuncia dell'inglese, soprattutto dell'inglese americano, e quindi era della serie, non me la menate perché vedete che anch'io non lo parlo bene. Quindi da questo punto di vista queste trasmissioni settimanali erano uno dei vettori importanti del consenso, del rapporto diretto che il leader, in questo caso Chavez, intratteneva col paese, con la sua base popolare, ed erano un fattore non ininfluente del consenso che all'interno andava. Per capirci meglio, queste trasmissioni duravano 6-7 ore e la gente se le guardava e non si annoiava. Voi immaginate in Italia, non so, mettete 10 anni fa o 15 anni fa, una trasmissione intitolata Allo Prodi, dove Prodi parla per 7 ore, cioè io non so quante persone arriverebbero alla fine delle 7 ore, oppure Allo Renzi o Allo Fassina o Allo Fassino, insomma. Quindi da questo punto di vista ci sono alcuni tratti, diciamo, della figura di Chavez che sono in qualche modo irripetibili, perché anche legati al contesto culturale latinoamericano, dove comunque la politica è sempre stata una politica molto leaderistica e dove la figura del capo, del leader, ha sempre avuto un ruolo importante. C'è tutto il discorso sulla storia del caudillismo, su come questo affondi le proprie radici nella storia latinoamericana profonda. Qui c'è tutta una letteratura che però adesso non è il caso di andare a riprendere, ma che per esempio i latinoamericanisti vi conducono addirittura alla fazenda, la fattoria, come nucleo storico originario della società latinoamericana, cioè i colonialisti arrivavano, creavano queste fattorie spesso erano fortificate, quindi erano all'interno di un territorio ostile, perché magari c'erano gli indigeni, c'erano i banditi, il proprietario era in qualche modo anche un capo militare e creava questa elite di collaboratori che erano, che insieme a lui gestivano la vita della fazenda. E quindi la fattoria, la fazenda come nucleo storico originario, dove il proprietario era anche capo militare, che aveva questa connotazione fortemente difensiva anche, che in qualche modo servirebbe a spiegare come che poi nella storia successiva la politica latinoamericana ha assunto questa connotazione di tipo caudillesco. In pratica, per dirla in altri termini, è una storia che affonda in quelle che sono le radici profondamente violente della storia delle Americhe e dell'America Latina, in quanto società che è nata dalla colonizzazione di un territorio precedentemente abitato da altri e in qualche modo nato anche da un genocidio, quindi una storia violenta nata dalla violenza. E quindi io da questo punto di vista chiudo con un'ultima connotazione. Questa questione del carattere fortemente personalizzato, carismatico e plebiscitario del populismo in generale e del populismo in Venezuela e della figura di Chavez ci introduce ad alcune contraddizioni che però poi questo produce. Per esempio, all'interno di un contesto come quello venezuelano, una delle contraddizioni che questo produce è una litania che io durante le mie permanenze mi sono sentito riproporre in 20.000 salse diverse, che è la contraddizione lacerante tra la fiducia incondizionata, l'amore, l'adorazione tributata al leader, in questo caso a Chavez, e lo scetticismo, la sfiducia, la critica verso la sua classe politica, accusata spesso di avere ereditato quello che è uno dei vizi storici del paese, che è la corruzione, tanto più in un paese come il Venezuela, dove stiamo parlando di un paese ricco, dove circolano tantissimi soldi e dove spesso sono soldi gestiti dal governo, perché sono soldi che vengono dal petrolio. E quindi in questo caso, in un contesto come quello venezuelano, il carattere fortemente carismatico, plebiscitario e personalizzato produce questa contraddizione, che è una contraddizione della quale il Venezuela non è uscito neanche ora, pur avendo una figura meno carismatica di Chavez, che è l'attuale presidente Nicolás Maduro, ma che comunque è sempre il delfino che Chavez indicò come candidato a succedergli prima di morire, insomma, e che poi fu eletto anche se
con uno scarto abbastanza limitato di voti rispetto al suo antagonista, che era il candidato della destra venezuelana nelle ultime elezioni venezuelane del 2013. Un'altra contraddizione invece che io individuo nell'attuale versione un po' sui generis del populismo venezuelano, che è questa connotazione socialisteggiante, anche questa va a confliggere con la connotazione nazionalista, cioè nel senso che il nazionalismo e la vocazione socialista possono andare d'accordo, ma fino a un certo punto, nel senso che all'interno di un contesto come quello venezuelano, dove attualmente il paese attraversa anche una condizione piuttosto difficile di crisi economica legata al fatto che il petrolio adesso ha un prezzo che è meno della metà di quello che c'è stato in tutta la fase iniziale del chavismo, siamo passati da $100 al barile a $40 al barile, crisi economica dovuta anche al fatto che praticamente il male storico della corruzione non è stato debellato all'interno del paese, è stato in qualche modo ereditato dal nuovo sistema, e questo è un problema non di poco conto, perché vuol dire che una quantità notevole di risorse che il governo praticamente destina alle politiche sociali si perdono per strada nei mille rigori della corruzione. Per esempio, do degli esempi, si dice che circa il 40% dei beni alimentari che il paese compra per poi venderli alla popolazione a prezzi calmierati viene ingoiato dal meccanismo della speculazione del contrabbando. Addirittura si parla di metà della benzina che finisce nel contrabbando verso la Bolivia, verso la Colombia, verso il Brasile. Questo è dovuto al fatto che, un inciso, in Venezuela la benzina è praticamente gratis, nel senso che un pieno di benzina costa meno di una bottiglia di acqua minerale. Un pieno delle macchine che diciamo là, che sono questi SUV, questi 4x4, che sono dei camion praticamente. E quindi da questo punto di vista, per far fronte a questi problemi, una delle cose che faceva già Chavez e che fa ancora Maduro è cercare un dialogo con i settori, diciamo, progressisti nazionalisti dell'impresa, per creare con il mondo dell'impresa privata delle alleanze in funzione del progresso e dello sviluppo del paese, per creare un'economia più diversificata, per emancipare il paese dall'indipendenza dalle esportazioni del petrolio. Allora, come vedete, questo tipo di connotazione, che ha molto a che fare con l'impronta nazionalistica patriottica e ha a che fare con il modo in cui si affronta la crisi economica, ha a che fare anche col tema sempre incombente del golpismo, per cui per combattere le tentazioni golpiste, in Venezuela viene denunciato un tentativo di golpe ogni 6 mesi, l'ultimo è di queste settimane, un tentativo di golpe con la partecipazione dell'aviazione, che ha dato luogo anche a diversi arresti, tra l'altro, anche importanti, tra le quali l'arresto del sindaco della Grande Caracas, di cui forse avrete letto sui giornali. Ebbene, per far fronte alla crisi economica, per tentare di industrializzare il paese e dotarsi di un'economia più diversificata, per contrastare le tentazioni golpiste dividendo il fronte dell'oligarchia, vengono portate avanti queste forme di dialogo che in qualche modo esprimono quella che è la natura di fondo nazionalista del bolivarismo, che la comuna in qualche modo al kirchnerismo, al populismo argentino, ma che nel caso del Venezuela, data questa sua torsione verso il socialismo e quindi questa sua connotazione di classe, crea una contraddizione, perché è chiaro che se vuoi fare le alleanze con gli imprenditori, poi non si capisce fino a che punto potrai portare avanti in maniera radicale i contenuti sociali di emancipazione e di sperimentazione di diversi modelli economici. E infatti questo è pane quotidiano del dibattito all'interno del Venezuela, dove esistono fortissime polemiche fra le ali più di centro o di destra del bolivarismo e le ali più di sinistra, che infatti criticano per esempio questo tentativo, questa costruzione di alleanze con il mondo dell'impresa, che se però se voi valutate è molto coerente con una logica di tipo nazionalista. Nazionalista vuol dire che tu cerchi di tenere tutti dentro, non è che devi tenere fuori l'impresa. Però se vuoi fare il socialismo, allora diventa più difficile, insomma, essere effettivamente radicali nella promozione di un programma sociale ed economico alternativo nel momento in cui vuoi tenere dentro al tuo modello di gestione del potere anche il mondo dell'impresa, una parte del mondo dell'impresa,
Oltretutto questo rende anche difficile fare la lotta contro la corruzione, perché poi in questa benedetta corruzione di cui ho parlato prima ci sono i primi beneficiari. Sono settori di elite politica del governo e poi l'elite economica finanziaria del paese, insomma, che si appropriano in qualche modo attraverso il meccanismo della corruzione di una parte dei soldi del petrolio. E quindi vi ho riferito questa come una contraddizione in più per cercare di rappresentare meglio quella che è l'originalità del populismo venezuelano, gli elementi che lo distinguono dal populismo, tra virgolette, argentino, e anche le contraddizioni al proprio interno che esso produce. Io direi che forse possiamo anche smettere per il momento. Cronometrico. Se ci sono sollecitazioni, domande, curiosità, possiamo proseguire la discussione. Delle cose che non sono chiare, delle cose che, sulle quali volete che ritorniamo. Posso? No, no, si capisce, ad esempio, prima parlavo di punti in comune tra Venezuela e Argentina. Sì. Però in generale si sentono comunque punti in comune anche a vari populismi in generale, no? Ci si poteva rifare anche ad altri tipi di populismo, non solo in America Latina. Certo, per esempio, no, giusto per... Per esempio anche il ruolo dei militari. Ah, certo. Nella politica, o anche la figura del leader carismatico, cioè sono comunque punti distintivi e fondamentali, penso, per il populismo, grosso modo. Direi proprio di sì. Sì, cioè, perché sembrava più dietro caratteristici in America Latina, certo, che in generale, però certo, possa aiutare più. Certo. Allora, diciamo che io mi sono centrato su questi esempi qua, perché questa è anche conseguenza di questa mia insicurezza di fondo nel momento in cui mi trovo a parlare in un'aula universitaria, non essendo accademico, per cui non mi sono voluto allargare troppo a parlare di scenari che non conosco bene, non essendo uno storico. Però diciamo, da cittadino, da persona che si occupa di politica dai tempi del liceo, fra l'altro, per inciso, laureato in scienze politiche, vecchio ordinamento, direi che sì, è come dici tu. Okay. Ma anche io, quando ho fatto l'introduzione, ho parlato per esempio del nasserismo, anche Nasser era un militare, stiamo parlando dell'Egitto. E per quanto riguarda poi le politiche sociali, bene o male si potrebbero anche fare dei paralleli col fascismo o col nazismo, perché va detto, lo diceva mio nonno, buon'anima, il fascismo è quello che ha introdotto le pensioni in Italia, è quello che ha creato primi elementi di welfare che prima non c'erano. Quello non è un merito del fascismo, tutt'altro è un demerito dei sistemi precedenti, del liberalismo, perché per esempio in Germania elementi di welfare esistevano già con Bismarck, in Italia no, perché noi eravamo più arretrati. E quindi il fascismo ha rappresentato, anche da questo punto di vista, un progresso. Per quanto riguarda il ruolo dei militari, io direi che, per quanto riguarda le realtà che conosco io, questa è una connotazione tipica del continente africano, e sicuramente in Sud America, però questo raggiunge il top, se pensiamo che, per esempio, il Venezuela, dall'indipendenza nel 1820 rotti in poi fino al 1953, quando termina l'ultima dittatura militare, ha sempre avuto presidenti che erano militari, tranne dei brevi intermezzi. I capi di stato in Venezuela sono sempre stati militari, quindi diciamo che da questo punto di vista ha delle caratteristiche peculiari l'America Latina. E da questo punto di vista c'è perfino chi l'ha teorizzata. Per esempio c'è un certo Norberto Ceresole, che era un politologo argentino, aveva proprio teorizzato come connessione fondante di una nuova politica di nazionalismo e di progresso l'unione civico-militare. Non è sicuro questo concetto che vede come entità base di questo nuovo sistema politico, mediato poi dal leader, l'esercito e il popolo. E
questo capite che in qualche modo poi è stato anche mutuato questo tipo di elemento nel chavismo. Tra l'altro Chavez nella sua fase giovanile legge Essere Sole, in qualche modo si ispira anche a Essere Sole. Alcuni anarchici che io ho conosciuto in Venezuela, che erano dei critici da sinistra del chavismo, mi hanno addirittura detto che quando lui esce dal carcere dopo il fallito colpo di Stato che fa Chavez nel 92, di cui io non ho parlato, però insomma lui inizia la sua carriera facendo un colpo di Stato che finisce e poi si fa 2 anni di galera, poi viene ammistiato. Quando esce di galera e poi avvia tutto un processo politico che lo porterà poi nel 98 a candidarsi e a vincere le elezioni, uno dei primi viaggi all'estero, forse il primo viaggio all'estero che fa, è in Argentina, dove i critici della sinistra gli rimproverano, stiamo parlando del primo Chavez, quello che ancora non aveva avuto questa evoluzione a sinistra, diciamo, addirittura gli si contesta di aver incontrato i Carabintadas. I Carabintadas erano sostanzialmente dei militari golpisti che negli anni 90 tentano delle ribellioni che avevano l'obiettivo sostanzialmente di impedire al governo dell'epoca, che credo fosse il governo Alfonsini, di fare delle leggi che andassero a mettere le mani su tutto il capitolo della repressione, genocida portata avanti dai militari negli anni 70, che aveva prodotto un saldo di 30.000 morti. Quindi questa dell'unione civico-militar è che viene da questo selezione argentino e che in qualche modo il chavismo eretta, è uno dei pilastri della cultura politica, del modello politico, della lettura della società fatta dal chavismo e che la connette alla realtà argentina. E saltando un po' in frasca, potremmo tranquillamente fare delle analogie, ma non solo con il nasserismo, ma anche con l'attuale situazione in Egitto. Questo Al-Sisi che c'è adesso, questo presidente. Io sono stato in Egitto nel 2012, praticamente ho fatto 2 mesi lì, 2 mesi e mezzo, nel periodo in cui era stato appena eletto presidente uno dei Fratelli Musulmani, che poi è stato defenestrato. Durante tutto il casino di piazza Tahrir, che voi sicuramente avete sentito nominare, l'esercito per tutta una fase si tiene un po' ai margini. La repressione, il lavoro sporco lo fa fare la polizia, perché l'esercito vuole presentarsi come garante dell'unità del paese, quindi evita di impegnarsi in prima persona nella repressione. E qui viene incontro a un elemento che è presente nella cultura egiziana. Per esempio, mi dicevano che c'erano queste scritte che io non capivo, però un mio amico egiziano me le spiegava. Era più o meno, il senso era questo: esercito, popolo, un solo pugno, una sola mano. Cosa del genere. Quindi anche nella cultura politica egiziana ci sono questi elementi. Stiamo parlando di un paese guida del mondo arabo, un paese importante, un paese chiave in tutta quell'area là. Quindi diciamo che potrebbero essere elementi di cultura politica che accomunano paesi del cosiddetto terzo mondo in scenari politici, economici, culturali e religiosi, che sono anche molto diversi fra loro, perché sicuramente l'Egitto, paese guida dell'Islam sunnita insieme all'Arabia Saudita, è sicuramente un contesto molto diverso dal punto di vista geopolitico e culturale rispetto a quello che può essere una realtà come quella americana o sudamericana. Stunione civico-militare, ve la rappresento plasticamente in immagini, a parte l'immagine della copertina del libro, che questa qui è una provocazione che praticamente è stata un'idea dell'editore. Io volevo mettere un'altra copertina, siccome il titolo del libro è La Rivoluzione Bonita, no? La Rivoluzione Bonita, insomma, perché io ero affascinato un po' da questa idea che è alla base del discorso venezuelano, cioè vogliamo fare la rivoluzione, però la vogliamo fare in modo gentile, senza violenza, senza coercizione, creando consenso, creando egemonia all'interno del paese. Quindi in alternativa e differenziandosi da altre esperienze storiche di rivoluzioni non bonite, vedi quella russa, tanto per dire una, che poi non sono andate a finire neanche molto bene, e che hanno avuto anche una rivoluzione che li ha allontanati da quello che era lo spirito iniziale di creare una società giusta, di liberi ed eguali, arrivando quindi a produrre una società autoritaria, proprio perché si è tentato di un processo rivoluzionario che in qualche modo andava a forzare sul corpo della società. Una società che non era pronta, una società composta in massima parte da contadini, una società che quando si vota per l'Assemblea Costituente nel 1918 nella Russia, subito dopo la rivoluzione, vota contro il bolscevismo, i bolscevichi perdono quelle elezioni, poi l'Assemblea Costituente viene sciolta. Quindi ero affascinato da questa storia della Rivoluzione Bonita, perché appunto rappresentava un modo per riprendere in mano, 10 anni dopo la caduta del muro, il tema della rivoluzione, quindi di un diverso modo di far funzionare questa baracca, però in una maniera che sia socialmente e umanamente accettabile.
Allora, io volevo mettere in copertina la foto di due fricchettoni che cantavano canzoni dei Beatles davanti alla stazione della metro di El Valle, di Caracas. Voi direte, ma cosa banale? Banale mica tanto, perché Caracas è una città piuttosto dura. Fricchettoni che sono alla chitarra, non è ne di tanti. Quindi ti avevo colpito, quindi avevo fatto la foto a Pespa, volevo mettere loro in copertina. Invece il mio editore ha detto, no, me l'ha bocciata. Siccome è quello che decide il copertino alla fine pare che è l'editore, ha detto no, vediamo questa, perché questa è una provocazione chiaramente. Revolution Monita, i soldatoni, questi reparti al trotto, durante la parata militare del 5 luglio, che è il giorno della festa nazionale venezuelana. Torniamo all'Unione Civico Militare. In queste parate c'è la rappresentazione plastica dell'Unione Civico Militare. Praticamente, queste parate militari, io ne ho viste due o tre, tenete conto che io non ero mai andato a una parata militare in vita mia. Lì ci sono andato, momento importante. La sfilata inizia con le organizzazioni sociali di base, con i contadini, con gli indigeni, con le donne, quella è tutta la prima parte della sfilata. Poi iniziano i reparti militari, e poi conclude con le truppe corazzate, poi con le esibizioni acrobatiche degli aerei che hanno comprato dai russi, famosi Sukhoi, non mi ricordo il numero, insomma, e quindi la rappresentazione plastica di questa Unione Civico Militare la davano queste parate accuratamente costruite come rappresentazione scenografica teatrale dell'alleanza fra popolo ed esercito come fondamento base del sistema politico venezuelano. Va aggiunta un'altra particolarità però, sta storia dell'Unione Civico Militare in questa accezione progressista di sinistra che vediamo in Venezuela, in Argentina Unione Civico Militare in un'accezione un po' meno progressista di sinistra, se la possono permettere in Venezuela per quella che è la storia particolare dell'esercito venezuelano. L'esercito venezuelano, per ragioni che non saprei dirvi, però mi è stato detto che è così, contrariamente all'esercito per esempio cileno o argentino, che ha una storia più come esercito di casta, dove la funzione di direzione dei quadri intermedi superiori si tramanda di padre in figlio e sono praticamente in genere membri degli stati medio-alti della popolazione, in Venezuela invece c'è una storia diversa, l'esercito, soprattutto quello di terra, ha una componente popolare che arriva fino ai quadri intermedi e che quindi ha reso l'esercito permeabile sin dagli anni 60 a tematiche di carattere progressista e radicale. Tant'è che le prime ribellioni militari all'interno della Marina si hanno negli anni 60. I primi contatti di esponenti della guerriglia venezuelana, in Venezuela c'è stata una delle guerriglie più antiche dell'America Latina, nel senso che la guerriglia in Venezuela si sviluppa subito dopo la rivoluzione cubana, e ci furono contatti fra alcuni settori dell'esercito e settori della guerriglia. I fili storici di queste connessioni fra settori progressisti e nazionalisti dell'esercito, che affondano le proprie radici in quella che era anche proprio la conformazione sociale dell'esercito venezuelano, che aveva dove i membri avevano un'estrazione più popolare rispetto ad altre tradizioni militari del subcontinente, crea dei fili e delle radici che poi arrivano fino a Chavez. Infatti Chavez il primo passo lo fa nel 1983 quando crea l'MBR 200, il Movimento Bolivariano Rivoluzionario 200, il 200 era perché era il 200° anniversario della nascita di Bolivar quell'anno, e loro creano questo primo nucleo di militari progressisti e nazionalisti, dal quale poi prende le mosse tutto il resto che comporta al chavismo di governo, diciamo, come esperienza di governo. Questa è una particolarità venezuelana e che ha reso l'Unione Civico Militare praticabile e fattibile e all'interno di un contesto dove poi c'è stata anche questa evoluzione politica con questi tratti, diciamo, di classe alternativi e anticapitalistici che vi ho prima descritto, che fra l'altro hanno messo radici soprattutto nell'esercito di terra, perché l'esercito di terra è quello dove il lavoro di politicizzazione fatto dal chavismo ha avuto anche risultati più duraturi e più efficaci, un po' meno negli altri corpi. Non a caso è venuto fuori quest'ultimo nelle altre armi, non a caso quest'ultimo tentativo di colpo di Stato ha avuto qualche base, qualche addentellato nell'aviazione. C'erano stati altri esempi simili nella Marina, quindi diciamo i corpi che non sono l'esercito di terra, dove invece il lavoro di politicizzazione e di pedagogizzazione dei militari, soprattutto dei quadri bassi e intermedi, rispetto all'adesione a quella che è la politica bolivariana, è stato fatto con risultati più solidi e più duraturi, soprattutto è stato fatto dopo il colpo di Stato del 2002 fallito contro Chavez. Fra l'altro Chavez veniva dall'esercito di terra, quindi era un
po' il mondo dal quale veniva lui. Volendo si potrebbero ritrovare analogie storiche ancora più remote, che sono l'esercito bolivariano del libertador Simón Bolívar, l'esercito che non ha mai, come dicono ancora loro con orgoglio, non è mai uscito dai confini del paese per aggredire nessuno. L'unica volta che è uscito è stata ai tempi di Bolívar per liberare altri paesi dal giogo del colonialismo spagnolo. Tutt'oggi lo scudo dell'esercito venezuelano che loro portano sulla spalla dice forjador de libertà, forgiatore di libertà, quindi c'è ancora questa eredità, questo tema storico, alle radici del bolivarismo ai tempi di Bolivar, quindi l'esercito come strumento di liberazione dal colonialismo. A dire la verità era un'eredità che si era un po' appannata negli anni della cosiddetta democratura che citavo prima, gli anni 50, 60, 70, 80, 90, dove l'esercito, né più né meno come gli altri eserciti dell'America Latina, era stato invece in buona parte strumento della repressione antipopolare fino al Caracaso, che io non ho detto, ma è un altro snodo della storia venezuelana che è importante per capire l'avvento del chavismo al potere. Nel 1989 siamo all'apice di questa crisi di legittimità di questo sistema politico che io prima ho definito democratura, paese ricchissimo ma con tanti poveri e tanta ingiustizia. Praticamente nel febbraio del 89 c'è una ribellione popolare scatenata dall'aumento di tariffe e prezzi determinato da una serie di accordi fatti col Fondo Monetario, dalla Banca Mondiale, dal governo dell'epoca, presieduto dal presidente dell'epoca Carlos Andrés Pérez. Bene, questa ribellione comincia, come spesso cominciano in America Latina le robe importanti, con l'assalto ai supermercati. Tra l'altro anche le vicende in Argentina del Corralito, là delle banche che cominciarono allo stesso modo con l'assalto ai supermercati. E anche lì, non nella capitale, come in Argentina cominciano in realtà della provincia, anche in Venezuela cominciano in realtà della provincia, poi arrivano nella capitale. Bene, sto Caracaso è stato poi tramandato e citato spesso come la prima grande rivolta popolare contro il neoliberismo. Si concluse con un saldo di 3.000 morti, a me hanno raccontato aneddoti, persone, testimoni dell'epoca che c'erano di camion carichi di cadaveri, e l'esercito fu quello che fece più morti, insomma, fu coinvolto fino al collo all'interno della repressione, e quello fu un'ulteriore accelerazione in quel processo di organizzazione di questa componente militare che, sull'onda dello sdegno, dell'indignazione per quello che era successo, arriva poi al colpo di Stato fallito del 92 e poi a tutto quello che è successo dopo, con l'avvento di Chavez al potere nel 98. Fra l'altro, in quel contesto, questo è un ulteriore elemento importante, viene citata dai chavisti una frase di Bolívar, dove la frase è praticamente questa: maldito sia il soldato che appunta lo fucile contro il pueblo, cioè una frase di grande forza, di grande impatto, cioè sostanzialmente maledetto sia il soldato che punta i suoi fucili contro il suo popolo. Quindi questa è praticamente, però è un campo di battaglia anche questo all'interno dell'esercito. In Venezuela è andata così per quello che è il contesto venezuelano, ma con tutte le contraddizioni, perché non è che tutti i militari la pensano così, e anche in Venezuela esiste una componente delle forze armate che non sono né chaviste né anticiaviste, ma che sono repubblicane, e che nel momento in cui il chavismo dovesse per esempio andare incontro a una perdita di consenso, una sconfitta elettorale, sarebbero leali con il nuovo governo. Esiste però una componente importante che invece è stata meno male conquistata a questi nuovi valori portati avanti dal chavismo, dentro questa cornice ideologica dell'unione civico-militare, che è comunque un elemento importante per connotare e qualificare ulteriormente questa versione venezuelana del populismo, con queste analogie, riprendendo la sollecitazione tua con la situazione egiziana e che ho citato prima. Vorrei fare altri esempi, ma purtroppo non li conosco a sufficienza, per cui non mi avventuro per evitare di dire magari delle fesserie. Io ti faccio 3-4 domande. La prima, riattacco un attimo quello che diceva lui rispetto alle somiglianze con altri esempi di populismo. Vero, però nel senso, cioè non facciamola troppo facile, nel senso, perché sennò buttiamo tutto nel calderone e i populismi sono tutti uguali. Allora, la domanda è, potrebbe essere,
che stavo pensando mentre parlavi prima del si potrebbero ritrovare degli elementi di similianza addirittura col fascismo, Mussolini, le bonifiche, la modernizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che tutti i populismi hanno un elemento, una connotazione fortemente sociale, ma allora come puoi individuare degli elementi di distinzione forti tra esempi, come dire, reazionari di destra o comunque di regimi che guardano a destra e regimi che guardano esempi più a sinistra come quelli che hai fatto tu? Altra domanda, potrebbe essere un tema su cui riflettere quello del rapporto con l'opposizione e del tema della libertà intesa come libertà collettive? In questo la domanda è il chavismo. Io non ricordo esempi di repressione brutale da parte di Chavez dell'opposizione, però se ci dici qualcosa su questo, cioè il rapporto, perché come dire, Maduro ultimamente ha cambiato una serie di temi, anche se dall'altra parte è aumentata la pressione sul governo, quindi poi la cosa si può sempre vedere da due punti di vista. Come dire, se ci focalizziamo su Chavez, qual è il rapporto con l'opposizione e se può essere una chiave per leggerlo in maniera differente rispetto ad altri. Un'altra domanda è il tema dei fra virgolette delfini. Sì. Per esperienza tua, pensando a anche ad altri confronti che hai fatto, nel senso non di cetacei, no, nel senso di successori di grandi personaggi, di grandi leader, difficilissimo trovare successori che abbiano superato i maestri, se pensiamo, almeno non mi vengono in mente grandi esperienze dove come dire, dopo un grande leader populista siano seguiti dei delfini. Chiaramente è difficile perché è basato sul carisma, e le ultime due questioni, il tema dell'economia venezuelana. Tu hai fatto dei passaggi interessanti rispetto al fatto che uno dei fra virgolette fallimenti, dove non è riuscito Chavez, è stato costruire un'economia sufficientemente solida e slegata dal petrolio sostanzialmente, tant'è che ora loro ne stanno pagando le conseguenze. Ma non voglio fare della retorica da storici che a vedere le cose dopo è tutto più facile, ma poteva andare diversamente, cioè non ha investito, come dire, non se ne è preso sufficientemente cura, è stato, ci sarebbe voluto più tempo, come dire, perché secondo te questa cosa alla fine non è andata in porto, o meglio non c'è stato uno sviluppo di questo tipo? Ultimissima cosa, ma forse è una domanda un po' inutile o ci vorrebbe troppo tempo, rapporto nazionalismo-socialismo. C'è qualcuno che li ha messi anche insieme. Esatto. Giustamente tu dicevi, arriva un punto in cui i due temi non riescono più a tenersi insieme. Dall'altra parte però esperienze di socialismo comunque che tendessero a quel come dire, a quell'ambito culturale politico, che fossero molto slegate da aspetti di patriottismo o se vuoi di nazionalismo più spinto, che abbiano funzionato molto, anche lì poca roba, cioè non mi vengono in mente grandi, cioè la stessa Cuba a un certo punto deve spingere sull'elemento identitario, penso alla Cina che vabbè è una cosa enormemente più complessa, però tutte le esperienze che hanno tentato, esperienze che sono partite da esperienze rivoluzionarie e sono finite più o meno in positivo, quasi tutte e meno, il legame col nazionalismo, col patriottismo l'hanno tenuto, salvo poi magari scontrarsi proprio su quello. Per cui se volevi dire qualcosa in più, ma se ci sta, sennò certo. È troppo lungo. Ma direi dalla distinzione fra populismo e fascismo. È chiaro che qualche distinzione va fatta, sennò si crea la famosa situazione delle vacche nere nella notte grigia, cioè, o delle vacche grigie nella notte nera. La distinzione è l'elemento costituzionale del populismo, nella cornice del quale si inquadra il populismo. Cioè il populismo comunque di cui stiamo parlando si inquadra comunque in una cornice costituzionale, cioè sta dentro un sistema di leggi dove con tutte le forzature autoritarie, plebiscitarie, carismatiche che si vogliano dare, comunque esiste in qualche modo un sistema pluripartitico, esistono diversi soggetti, esistono elezioni, esiste il suffragio universale, esiste in qualche modo una qualche garanzia di espressione da parte anche delle minoranze, quindi del dissenso degli oppositori. Quindi questa credo che sia la differenza fondamentale fra populismo e fascismo. Non a caso il populismo in Venezuela, lo metto fra
fra virgolette, ha avuto questa caratteristica costituzionale e legale fin dall'inizio. Che se ne dica su molta stampa che dice idiozia, ruota libera, parlando del Venezuela come una specie di dittatura, ennesima versione della dittatura, di una dittatura in America Latina, la Venezuela chavista si è mantenuto al potere attraverso 18-19 appuntamenti elettorali, praticamente quasi tutti vinti, quindi in quel modo si è mantenuto al potere, ed in quel modo rischia di perderlo, perché per esempio adesso, dopo la riduzione del divario di consenso fra chavismo e anticiavismo che c'è stata negli ultimi anni, già con Chavez vivo, ma che si è accentuata con la morte di Chavez e che ha portato Maduro a vincere le elezioni per 223.000 voti, adesso ci sono le prossime elezioni parlamentari a fine di quest'anno dove il chavismo rischia di perdere. Quindi credo che questa sia la distinzione fondamentale, una dimensione costituzionale, legale, di garanzia del pluralismo politico e quindi dei diritti politici classici di espressione, di organizzazione, di rappresentanza, e invece il fascismo che invece rappresenta per definizione un modello che va oltre questo tipo di percorso. E quindi tutti gli altri elementi di apparente comunanza, il fascismo, il nazionalismo, l'interclassismo, devono essere valutati tenendo conto però di questa grossa differenza che distingue i due fenomeni, diciamo. Per quanto riguarda la repressione dell'opposizione, allora, il chavismo ha avuto una storia nel suo sviluppo di sostanziale tolleranza, cioè nel senso che se guardiamo per esempio al famoso colpo di Stato fallito del 2002, quando Chavez fu sequestrato per 48 ore e quasi lo fucilavano, lui poi, quando viene restituito al potere, in un momento di grande commozione e di grande mobilitazione popolare, dove comunque durante le 48 ore c'erano stati un po' di scontri e anche varie decine di morti, non militari, nel senso che i militari non si sparano fra di loro, però nei quartieri, nelle zone popolari, ci sono stati anche un po' di morti. In quel momento lì, se Chavez avesse voluto regolare un po' di conti, lui bastava che dava il là e sarebbero state rase al suolo tutte le televisioni private che avevano appoggiato il golpe, e qualche decina o un paio di centinaia di vittime dell'opposizione in un momento del genere potevano tranquillamente passare, se le poteva permettere, tra virgolette, se era dentro questa logica. Lui invece che fa? Se volete di andare pure a vedere il filmato su YouTube, lui esce ancora una volta in televisione con un piccolo crocifisso e dice: in nome di Dio, se credete in me non fate questo, cioè non fate niente, tornatevi a casa, non fate male a nessuno. E dopo di allora, tra l'altro, lui lancia il famoso dialogo con l'opposizione, con gli impresari, con la parte democratica, patriottica dell'impresa, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che storicamente il chavismo ha avuto questa connotazione di tolleranza e di umanismo, insomma, di rispetto della vita, cioè non si è mai qualificato come un sanguinario. E negli ultimi anni la situazione è diventata un po' più complicata. È diventata un po' più complicata perché il governo è più debole, è più debole economicamente perché il dollaro, il petrolio è a 40 dollari al barile, è più debole economicamente e politicamente perché c'è questa crisi economica che non si è riusciti a risolvere, l'inflazione al 70%, è più debole perché non c'è più Chavez che fa da garante, da collettore, da acceleratore di consenso, e quindi diciamo che maggiore può essere la tentazione di far ricorso alla repressione e quindi a dare via a una torsione di tipo autoritario. Che questo possa accadere, io non lo escludo in futuro. Che sia già accaduto ora, mi pare di no. Nel senso che attualmente le forme di repressione mirata contro esponenti dell'opposizione sono state abbastanza limitate da alcuni personaggi particolari. Devo dire che l'arresto più eccellente da questo punto di vista è stato proprio l'ultimo. Mentre gli arresti precedenti erano stati, per esempio, alcuni sindaci arrestati per episodi di corruzione, ma di realtà, diciamo, della provincia. Oppure questo Leopoldo Lopez, che era un esponente di un partito di destra che è stato arrestato dopo l'ondata di scontri che ci fu nel febbraio 2014, non so se vi ricordate, c'era stata un'ondata di scontri con 40 morti, centinaia di arresti, insomma, nel febbraio del 2014, nelle settimane successive, insomma. E lì fu arrestato questo qui, che però non mi dia di partito. L'arresto invece ultimo di questo sindaco della Grande Caracas fa una differenza perché lui invece è un esponente di una grande amministrazione importante, cioè era il sindaco della Grande Caracas, quindi una delle amministrazioni più importanti del paese. La prima volta che viene arrestato un eletto a una carica elettiva di rilievo con accuse di essere legato a uno di questi vari tipi di golpisti.
non me la sento di dire che questo rappresenti l'inizio di una torsione di tipo autoritario, anche perché comunque è un paese dove l'opposizione continua a manifestare dove vuole, come vuole, quando vuole, dove lo stesso spettro dei media, delle televisioni è più pluralista di quello italiano, perché praticamente noi abbiamo una serie di televisioni private, di giornali privati in mano all'opposizione, e una serie anche importante di televisioni pubbliche nazionali in mano al governo. In una situazione fortemente polarizzata politicamente, dove l'opposizione e il governo sono diversi, seriamente diversi per cultura, per filosofia, per interessi che rappresentano, mi sembra una situazione più pluralista anche di quella italiana, dove se tu mi permetto di dire, poi magari qualcuno qua non la pensa così, però mi pare che dal canale digitale 1 al canale 7 per arrivare al 48 mi sembra che c'è una base comune di cose che vengono dette abbastanza, cioè mi sembra un po' un pensiero unico, televisivo, domina. E lì invece paradossalmente c'è una situazione più pluralista, che però in futuro ci possa essere una situazione di tipo autoritario, secondo me finora non c'è stato, ma non lo escludo che ci possa essere in futuro in una situazione di crescente polarizzazione politica e soprattutto con gli interessi enormi che sono in ballo, perché per quanto poi questi abbiano il petrolio a $40 al barile, stiamo comunque parlando del paese che detiene le maggiori risorse provate di petrolio al mondo, perché nella fascia per esempio dell'Orinoco c'è un mare di petrolio, stiamo parlando del paese che detiene metà del gas di tutta l'America Latina, stiamo parlando del paese che ha anche importanti risorse aurifere, importanti risorse di acqua dolce, idroelettriche, rubini e chi più ne alimenta. Quindi lì la torta è veramente bella grossa, quindi c'è una lotta anche per il potere che potrebbe incancrenirsi. Non mi sembra che però ci siano gli elementi finora per dire questo, anche quell'ondata di arresti, di scontri che ci fu l'anno scorso, beh, tanto per intenderci, questi dell'opposizione venezuelana non è che sono tutti dei fascisti, dei violenti, però fra di loro ci sono anche quelli che per esempio durante questa ondata di scontri dell'anno scorso hanno assaltato centri diagnostici delle missioni di salute per bruciarci i libri medici cubani, hanno messo dei cavi d'acciaio nelle strade all'altezza del collo per ammazzare i motorizzati. Chi sono i motorizzati? I motorizzati sono quelli che fanno i mototaxi. Obiettivo, target dell'opposizione, perché la maggior parte di questi motorizzati sono affini al chavismo e vengono anche accusati di essere in pratica il corpo dei ciocche, come chiamano, il gruppo dei ciocche del governo, cioè quelli che quando c'è uno scontro vengono mandati a menare sostanzialmente. Insomma, hanno messo sti cavi e c'è stato qualcuno di questi motorizzati che è rimasto incitato. Cioè ci sono stati persone che sono state ammazzate da cecchini semplicemente perché stavano cercando di rimuovere le barricate che erano state fatte dall'opposizione socialista. Cioè sono state fatte cose che hanno portato a un saldo di 42-43 morti, la maggior parte fatte da gruppi in realtà legati all'antichavismo, qualcuno anche da poliziotti, da gente del governo, da esponenti di apparati militari del governo. Ecco, vi lascio immaginare, c'è stata una repressione importante, sono stati 1800 arresti, pochi sono rimasti in galera, non ci sono stati particolari esercizi di violenza da parte degli apparati repressivi. Vi lascio immaginare cosa sarebbe successo qui in Europa e in Italia con una roba del genere. Insomma, cioè, insomma, adesso io non vorremmo dire, ma noi qua veniamo da una tradizione in Italia di militarizzazione della piazza in presenza anche di minimi episodi di violenza, o quando in piazza non scendono i sindacati dei pensionati ma scendono i centri sociali piuttosto che gli studenti. Quindi voglio dire, in Italia ci sarebbe stata una risposta repressiva ancora più forte di questa in un paese, in una realtà come quella. Quindi non mi sembra che ci siano gli elementi per dire che c'è già oggi questa torsione di tipo autoritario. Elementi per escludere che ci possa essere in futuro, quello non lo posso dire. Il problema dei delfini, il problema dei delfini è un problema della politica globale, mondiale, è un problema tanto più in questi sistemi perché avendo questa connotazione fortemente carismatica, pubblicitaria e livellistica, creano il meccanismo della irripetibilità e della insostituibilità del leader, che è stato un problema che ha avuto il chavismo. Non a caso Chavez, che sa che molto probabilmente muore, indica il delfino, proprio perché non ci sia casino poi anche all'interno dello stesso chavismo su chi dovrebbe essere il delfino, e per dare forza poi al delfino medesimo lo indica lui, perché lui per primo è consapevole della sua insostituibilità e di quanto la sua uscita di scena apra un problema serio. È un problema anche in Argentina, per esempio, dove dopo il Nestor e dopo Cristina, la moglie, nonché vedova, perché Nestor è morto qualche anno fa, anche lì si apre un problema serio per le elezioni presidenziali, che se non sbaglio saranno quest'anno, dove ancora il chavismo non ha un candidato. E dove, contrariamente a quello che ci sia il figlio.
contrariamente a quello che hanno potuto fare in Venezuela, dove hanno fatto una modifica della Costituzione per rendere rieleggibile Chavez anche dopo il secondo mandato, in Argentina non lo possono fare, perché in Argentina per fare questo ci vogliono 2/3 del voto parlamentare e il kirchnerismo non ha i 2/3 del Parlamento per poter votare una modifica del genere. Quindi Cristina i 2 mandati li ha già fatti, non si vuole ricandidare, quindi anche lì c'è un problema. Penso che però è una conseguenza diretta, automatica, quasi, di questa connotazione fortemente personalizzata e carismatica e personalizzata del sistema politico in un contesto di populismo, in particolare latinoamericano, dove il leader per definizione è difficilmente rimpiazzabile. Però voglio dire, in questo contesto la politica europea potrebbe offrire esempi anche simili, insomma, soprattutto i movimenti che hanno qualche caratteristica del genere. Sull'economia diversificata, perché non sono riusciti? Lì è troppo complicata la questione, mi limito solo a dare dei flash. Non sono riusciti perché in Venezuela non c'è una cultura industriale, in Venezuela sostanzialmente non esiste una classe operaia, in Venezuela esistono in tutto il paese 7.000 stabilimenti industriali, quindi praticamente tanti quanti o meno di quanti ce ne sono, se prendete l'autostrada e andate da Milano a Bergamo, probabilmente ce ne sono tanti quanti ce ne sono in tutto il Venezuela. E è un paese dove si è un po' radicata questa mentalità un po' assistenzialista dagli anni 70 della serie, ma noi anche in settori popolari, questa logica per cui noi con i soldi del petrolio possiamo vivere senza lavorare perché dobbiamo lavorare, insomma. E il fatto di essere un'economia petrolifera con tutti questi soldi ha creato anche qualche equivoco all'interno della base sociale del chavismo. Una delle critiche che viene fatta al chavismo, per esempio, da parte delle sue componenti di sinistra, è stata anche quella di aver preteso di comprare i soldi, il consenso con i soldi, cioè attraverso tutte queste missioni sociali, che poi volevano dire anche, per esempio, reclutare volontari per portare avanti le missioni sulla salute o sull'alimentazione, che magari all'inizio lavoravano gratis, ma poi dopo gli hanno dato un gettone. Oppure all'interno di questo sviluppo del sistema sociale sotto il chavismo c'è stato un aumento dei dipendenti pubblici, i dipendenti pubblici erano 2 milioni, adesso sono probabilmente raddoppiati. Quindi alcuni settori della base sociale del chavismo hanno inteso che per socialismo si intende per loro non la creazione di un nuovo modello diverso per far funzionare un'economia produttiva, ma socialismo inteso in senso meramente redistributivo, cioè i soldi del petrolio devono arrivare anche a me. Quindi all'interno della logica redistributiva di tipo assistenzialista. Oppure per fare esempi ulteriormente ancora più concreti, ma che però danno l'idea di quanto sia interessante la situazione venezuelana, che ci fa capire quelli che sarebbero i problemi che dovrebbe affrontare uno che in Italia arrivasse al potere e volesse creare il socialismo del siglo XXI. Per esempio, lì mi hanno raccontato di una fabbrica che è fallita perché dopo essere stata espropriata al datore di lavoro, perché esiste una legge per cui una fabbrica che il datore di lavoro non fa funzionare e non vuole vendere, può essere espropriata. C'è tutta una procedura, deve essere dichiarata di interesse nazionale, ci deve essere un voto del Parlamento, però alla fine può essere espropriata. Bene, l'hanno espropriata, l'hanno data a una cooperativa di lavoratori, questa fabbrica è fallita praticamente perché i lavoratori si erano autoassegnati salari troppo alti e quindi non c'erano i margini per fare investimenti, la fabbrica è fallita, insomma. Quindi, come dire, è tutto un campo di battaglia, è un campo di battaglia anche all'interno dei settori della popolazione, perché il problema della mentalità assistenziale, il problema della corruzione, non è che è un problema che sta sulla luna o è solo all'interno dell'oligarchia. Come in Italia, d'altronde, esiste anche un'adesione di massa di settori popolari al meccanismo. E quindi per esempio sto contrabbando di benzina, di beni alimentari, avviene perché ci sono settori sociali che partecipano, che magari si prendono le briciole, però che partecipano. E quindi la questione della difficoltà a creare un'economia diversificata è legata al fatto che si tratta di partire pressoché dal nulla all'interno di un paese con un'economia produttiva di tipo industriale vera e propria non c'è mai avuta. Perché è nato negli anni 20-30 come economia, si è sviluppato negli anni 20-30 come economia petrolifera, prima c'era un'economia di tipo agro, zootecnico, allevamento e del genere, e che da allora ha vissuto questo fatto di avere tanti soldi derivanti dal petrolio come una grazia, ma un po' anche come una maledizione, nel senso che ha fatto sì che, per esempio, le cipolle, invece di coltivarle, le si andavano a prendere al porto perché arrivavano dal resto del mondo. C'erano tanti di quei soldi, non c'era bisogno di produrre, insomma, e questo valeva anche per tutti i dati che hanno fatto, per l'industriale, eccetera, eccetera. Quindi creare un'economia del genere, in un contesto del genere, non è stato facile. Sicuramente ci sono stati anche errori fatti dal governo, perché non è che il governo non abbia fatto degli sbagli, probabilmente gli errori sono stati aver declamato più che tentato concretamente di creare un'economia del genere,
e poi di aver ceduto sicuramente alla tentazione, perché pressato da contingenze elettorali continue e quindi dalla necessità continua di mantenere una base elettorale, aver invece utilizzato altrettanto, se non più, la leva dello Stato sociale, del welfare e dell'assistenzialismo per garantirsi una base di consenso. Nazionalismo e socialismo, credo che sia una contraddizione aperta, e credo che uno dei motivi per cui è anche un fattore continuo di polemica all'interno del socialismo, perché tu da un lato utilizzi il nazionalismo e anche questo spettro continuo del colpo di Stato, dell'atteggiamento di nemicità da parte del governo degli Stati Uniti, tipo il recente decreto di Obama che dichiara il Venezuela emergenza, minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti, eccetera. Questo viene utilizzato un po' alla cubana anche, come elemento utile per ricompattare in maniera permanente il tuo blocco sociale intorno al governo in una logica difensiva. È chiaro che alla lunga tutto questo tema del nazionalismo, del patriottismo, soprattutto nel momento in cui poi diventa anche tentativo di creare alleanze anche con settori dell'oligarchia economica e finanziaria, è chiaro che poi apre una contraddizione rispetto a un percorso non solo di costruzione del socialismo inteso come modello di economia alternativa anticapitalista, e cioè che danneggerebbe gli interessi dell'oligarchia se dovesse insediarsi un modello del genere, che gli toglierebbe potere, gli toglierebbe risorse, ma tutto sommato questo discorso qui è in contraddizione l'idea stessa di creazione di un modello diverso di società che meno male ha dietro di sé l'idea, e questo distingue dal modello di tipo nazionalista, che la società non è un'entità organica, unitaria, dove non ci sono differenze, è un'entità, un corpo diviso in interessi, in classi, in settori sociali fortemente contrapposti, e tu fai la scelta di rappresentare una parte di questi interessi contro degli altri, per cui alla lunga, prima o poi, con questo si fa i conti. Il socialismo ha mantenuto questa ambiguità perché gli serviva anche per far fronte a una situazione di continua minaccia golpista, in parte reale, in parte amplificata, a fine di creazione, di mantenimento del consenso, perché poi è una contraddizione, se vuoi, di tutti i sistemi che poi alla fine devono mantenersi al potere attraverso le elezioni. Cioè, da un lato ti poni nei tempi lunghi l'orizzonte lungo dell'utopia, del cambiamento del sistema, di una nuova economia, della società. Dall'altro però è il tempo breve, che ci sono le elezioni per 6 mesi e le devi vincere. E quindi per vincere devi raccogliere tutte le gratuite. Io, se non ci sono altre domande, andrei verso la chiusura. Ringrazierei Angelo Zaccaria per la lezione. Grazie a firmare. Grazie.